Allora, buongiorno, l'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme le soluzioni del laboratorio della settimana scorsa. Si trattava di un laboratorio abbastanza lungo e complesso, però era, era utile per poter ricapitolare tutto quanto abbiamo, abbiamo visto sulla realizzazione di grafici utilizzando Ggplot e eh, aggiungendo l'ultima parte che riguarda la visualizzazione delle mappe allora eh, scorro velocemente la soluzione e poi mi soffermo sugli aspetti probabilmente più interessanti eh, sì, domanda un attimo che ho le cuffie prego Allora, ehm, sì, eh, praticamente dopo, allora c'è la lezione, diciamo, shiny base che è quella che avete visto, poi c'è shiny avanzato, dopodiché gli argomenti sono praticamente finiti. Quindi avremo tempo poi per fare un po' di, diciamo così, ricapitolazione di tutti gli aspetti, vedere qualche, qualche tema d'esame. Sostanzialmente gli argomenti saranno finiti, diciamo, grosso modo un paio di settimane prima della, della fine del corso, in modo che ci sia tempo poi di, di vedere tutto, chiarire i problemi e quindi arrivare alla fine del corso con insomma, le idee chiare, spero. Allora, um, i laboratori andranno avanti. Eh, allora, ci sono ancora due laboratori, eh, Shiny base e poi eh, Shiny avanzato. Dopodiché ci, sarà, ci saranno due laboratori, se ricordo bene. Adesso non ho davanti il... Eh, però ve lo apro al volo. Il piano, non mi ricordo se ce ne sono uno o due perché non mi ricordo il calendario come messo, però ve lo dico subito. Ehm, allora, questo è quello che vedete è, è il piano poi circa corretto, quindi c'è, eh, diciamo. Il laboratorio di questa settimana, scene avanzato, poi ci c'è un laboratorio di analisi di redesign che però praticamente è un tema d'esame e eventualmente il laboratorio della settimana finale di, ehm, di nuovo con un tema d'esame. Eh, il 3 giugno, diciamo, se sarà confermato, invece non ci sarà laboratorio, ma ci sarà sostanzialmente un seminario eh, svolto da eh, una persona che lavora in un'azienda che si occupa di eh, diciamo così, diciamo, visualizzazione di dati. Okay? Dovrebbe essere abbastanza definito, ma dobbiamo aspettare ancora la conferma definitiva, dopodiché ve lo, uh, ve lo confermo. Però laboratori con argomenti nuovi sono ancora questo del, del giovedì 13 e questo di giovedì 20 quindi come vi dicevo sostanzialmente eh, le ultime settimane sono diciamo così di, 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 di eh, consolidamento quindi il 24 ci saranno un po di esempi quindi soluzione del del laboratorio con, con qualche esempio, ma il resto sono tutti aspetti più, più tranquilli, non ci saranno argomenti nuovi. Tendenzialmente preferisco finire, eh, a, avere una concentrazione un po' più elevata di, di contenuti nelle settimane precedenti e finire un po' prima in modo da avere tempo di... di di vedere un po' di applicazioni pratiche e consolidare il tutto ok allora ehm, laboratorio 6 eh, qui avete visto c'erano Uh, un sacco di dati, uh, quindi c'erano i shapefile, uh, i dati di popolazione ISTAT, uh, la dashboard del, dell'ISS, quindi insomma, avevamo uh, una buona quantità di dati. Uh, non vi preoccupate perché il, i temi di esame saranno decisamente più semplici, okay? quindi normalmente ci sarà una, um, un, un dataset, eventualmente due, ma molto piccoli, quindi non... Non siamo a questi livelli di complessità. Um, il punto è che alcuni aspetti si notano soltanto quando ci sono dei dataset grandi o ce ne sono tanti, altrimenti eh, sembra che alcune caratteristiche siano sostanzialmente inutili, mentre invece in questo caso si, si vede l'utilità. Um, il, eh, il primo esercizio riguarda eh, la... Eh, la visualizzazione delle, delle mappe con i confini provinciali, eh, questo è tra banale nel senso che si tratta di caricare i file con le simple feature dal, dal file shape, qui c'è shape prov che è la variabile con il file eh, da utilizzare, e poi eh, ggplot eh, i dati della, con i confini provinciali e geomsf. E il risultato è quello che vediamo qua. Okay? Quindi relativamente semplice. Eh, è esattamente identico a quello che avevo, visto, quello che avevo mostrato nella lezione asincrona, eh, solo che quello è relativo alle regioni e non alle province. visualizzare la sigla, eh, sigla è ovviamente una delle colonne del, del dataset, eh, utilizzare geomsf text per inserire il testo e quindi eh, geomsf che è quello di prima, eh, geomsf text che è la, aggiunge un layer con il testo, eh, la parte di estetica mappa la variabile sigla sull'etichetta, sull Uh, size uguale a 2 uh, serve sostanzialmente per avere una dimensione che sia ragionevole con uh, um, le dimensioni delle, delle province, altrimenti diventa un testo molto grande uh, o difficile da, um, da visualizzare. Okay? Quindi questo è il uh, risultato. Vi um, aumento il font, sì. tanto lo schermo ci sta ok ehm, allora passo un attimo di qua sul giro um, non mi funziona ecco qui quando andiamo a vedere il codice ve lo modifico un attimo al volo ehm, Un'alternativa a geom.sf.text, che è quello che ci produce questo output, è label, ok? Um, se usiamo label, okay, vedete che vengono generate le, uh, le label, ok. Um, le label hanno il rettangolo con i bordi arrotondati, quello che volete, e eh, uno sfondo. Okay. Um, qui vedete comunque ci sono un po' di sovrapposizioni, per cui eh, un, eh, un altro aspetto che possiamo, su cui possiamo giocare è la trasparenza, per cui possiamo mettere alfa uguale a 0.5. La trasparenza di solito non si applica al testo, ma si applica allo sfondo. Okay. Ecco, vedete che a questo punto è un po' meglio visibile. Eh, possiamo mettere color uguale a Na e questo. No, scusatemi. Eh, Colo uguale a cambia anche il colore del testo, no? È ehm, non mi ricordo come si chiama. Allora, non, non so cosa succede oggi, eccolo qua finalmente. questo se ricordo bene no come non detto comunque eh, no filli colore di, di, di sfondo no volevo semplicemente togliere il bordo eh, ok lab.site eccolo qua ecco eh, siamo arrivati a quello che volevo fare volevo togliere il, il bordo che un po disturba in modo che eh, dove ci sono le sovrapposizioni il bordo non dia fastidio si veda semplicemente eh, lo sfondo un po eh, un cupo di colore ovviamente Uh, posso usare Fill per andare a mettere un qualunque altro colore, um, però sostanzialmente uh, la differenza tra questo e, e il testo semplice è che c'è questo rettangolo che un po' ci permette di far risaltare il testo. Okay? Quindi questa poteva essere una variante rispetto a quella che abbiamo visto prima. Torno qua che lo vediamo un po' più grande. Ehm, quindi questo col testo e questo che avete sotto con invece la, ehm, la label. In alcuni casi va bene uno, in alcuni casi va bene l'altro, a seconda del, di quello che volete ottenere. Ehm, aggiungo un colore di riempimento che corrisponda al tipo di entità territoriale. La colonna si chiama tipo UTS. Ehm, allora, Questo che vedete è eh, allora, uguale a quello di prima avendo aggiunto questo scale fill brewer e avendo messo fill uguale tipo UTS. Il brewer eh, ha sostanzialmente questi due parametri type e palette Uh, type ci permette di andare a dire il tipo di uh, palette che vogliamo uh, utilizzare. Um, ci sono sostanzialmente tre tipi di palette per questa funzione: quelle uh, sequenziali, per cui abbiamo insomma, dal, tipo dall'azzurro chiaro all'azzurro scuro, uh, che danno un senso di ordine. Uh, quelle uh, divergenti, per cui abbiamo due colori all'estremo e un colore più neutro a metà. Uh, Va bene se abbiamo non so, valori positivi, valori negativi e valori neutri in mezzo, quindi abbiamo sostanzialmente una variabile ordinale con un valore eh, che significa, non dico lo zero, ma un, 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 ha un significato neutro intermedio. Eh, e poi il terzo, terzo tipo di palette è quello qualitativo, eh, dove sostanzialmente non c'è un, un ordine, è semplicemente l'idea di avere colori che siano sufficientemente diversi tra di loro ehm, in modo da distinguerli. Il secondo parametro è palette e questo mi permette di andare a scegliere diverse palette di, di colori. Io qui ho utilizzato dei numeri, ci sono anche delle. Si può utilizzare del testo per andare a indicare il tipo della palette. Tutto questo lo trovate nell'elp. Altro, uh, altro tipo di palette che possiamo utilizzare qua è quella che si chiama Viridis, che forse ho utilizzato sotto. Um, quindi su questo poco da dire, nel senso che um, se io anche avessi omesso um, questa riga di palette del, della scala di colori, calma arriva ho fatto l'errore di salvare per cui mi ha rigenerato tutto il, il notebook ecco questa è la palette standard default ok non granché eh, però tutto sommato i colori li vediamo con una certa distinzione. Per il resto dipende un po', va, va, va anche un po' a gusti o al contesto in cui ci troviamo. Allora, dopodiché... Eh, caricare e già i dati di popolazione, ehm, quindi il file è questo qui che io avevo già eh, scaricato, altrimenti bisogna andare sul sito Istat e scaricarlo, ma ehm, almeno così è già pronto e avete tutti lo stesso file. Ehm, il file, come avete visto, è complicatissimo. Okay? Ci sono tantissime colonne. Ehm, allora, quelle fondamentali sono quelle sul tipo di eh, entità territoriale, eh, per cui non abbiamo soltanto le province, ma abbiamo le province, le regioni, eh, i vari territori e il territorio nazionale. Il tutto per tre generi, maschi e femmine in totale, per un certo numero di stati civili, ehm, per un certo numero di età, quindi da 0 a 100 dove 100 è uguale a 100 e più, l'aspetto utile di tutto questo è che ehm, sia per l'età che per gli stati civili che per il sesso abbiamo un raggruppamento che si chiama totale, per cui possiamo, se non ci interessa questa distinzione, andare semplicemente a filtrare prendendo il totale. per cui prendendo il totale di sesso, il totale di stato civile e il totale di età, abbiamo la popolazione totale complessiva senza ulteriore distinzione per queste diverse regioni entità territoriali. Se poi ci interessa andare a vedere soltanto le province, allora dobbiamo andare a vedere quelli che hanno il codice IT più due lettere. Eh, scusate, per regioni eh, IT più tre lettere per le province. Allora, questo è il, il codice che eh, vi propongo per la lettura. Eh, allora, vedete che abbiamo tanti caratteri. Eh, questo l'ho messo come fattore. L'età anche. Eh, lo stato civile, vabbè, questo è un integer, eh, anche questo l'ho messo come fattore. Ehm, e poi abbiamo value, che io qui l'ho messo come integer, eh, che credo fosse automaticamente come numero, però okay. piccolo dettaglio. Um, è comodo avere l'età come fattore, perché poi dopo per manipolarlo eh, è utile che quello sia un fattore e quindi per poter sapere i livelli. Um, qui ho eliminato alcune informazioni che sono tipo dato 15 che era insomma, diceva sostanzialmente che la popolazione è quindi è uguale per tutto, il tipo di indicatore demografico, uh, time che sostanzialmente mi dice il, insomma, a che momento uh, fa riferimento il dato, quindi siamo a 2021 gennaio. Selezione periodo eh, e gli ultimi due colonne che riguardano i flag, eh, che di nuovo mh, non ci danno nessuna informazione aggiuntiva. Per cui il risultato è sostanzialmente questo, okay, che avete visto. Um, ok. Comunque abbiamo 41.000 righe e abbiamo. Fatemelo allargare, vediamo se ci sta. No, non ci sta. La nona colonna che è il valore. Eh, selezionare la popolazione totale a livello di provincia. Quindi, come vi dicevo prima, eh, la selezione l'ho fatta mettendo età totale, stato civile uguale a totale. Ecco, qui io ho utilizzato, vedete, il backtick, che è quello che si usa anche per introdurre i blocchi di, eh, di codice. Eh, quindi una possibilità è usare questa notazione, l'altra è quassù andare a ehm, cambiare il nome di quella colonna. Eh, quindi totale, totale, totale e poi lunghezza, cioè NCR, numero di caratteri di questo indicatore uguale a 5. Vuol dire che questi sono sostanzialmente le province. Dopodiché butto via tutto tranne territorio, che vedete è il nome, e il valore. Nella select qui ho utilizzato un popolazione uguale a value che sostanzialmente cambia il nome alla colonna mentre la seleziona. Per comodità mia, perché preferivo avere scritto popolazione piuttosto che valore, altrimenti non cambia assolutamente nulla. Uh, grafico a barre con le popolazioni delle diverse province, uh, la popolazione, uh, X popolazione, Y il territorio per ordinare in base alla popolazione, quello che ho fatto è di utilizzare questo FCT reorder, avrei potuto utilizzare anche reorder che più o meno funziona allo stesso, allo stesso modo, eh, la differenza fondamentale è che ehm, FCT reorder automaticamente converte in un factor una colonna che nel caso specifico vedete qua su è un carattere se voglio utilizzare reorder devo prima convertire questo in, in fatto e dopodiché andare ad applicare eh, il riordinamento dei livelli l'effetto finale è lo stesso ok um, Popolazione eh, e poi geombar statuale identity e abbiamo il nostro diagramma a bar. Con le varie popolazioni. Eh, domanda: Qui si sovrappongono i nomi. Um, allora um, ci sono due possibilità. Uh, ve lo faccio vedere di qua sul, sul codice Markdown. Allora, vedete che io qui ho messo width 5 ed 8, 10. Um, è possibile che il carattere che, ho, che utilizzo io sia diverso dal carattere che avete voi, e quindi vada a sovrapporre le, eh, i nomi. Per cui um, per dire, se io qui metto 8, 8 sono molto vicini. Provo a mettere ancora 6 per andare a, ancora oltre. Ecco in questo caso immagino sia qualcosa di questo tipo um, una possibilità è um, aumentare questo 8 sostanzialmente aumentare il rapporto larghezza altezza um, un'altra possibilità è aumentare uh, questo andando a mettere ad esempio 6 Scusate, ho salvato, adesso mi sta rigenerando il file, quindi tra un attimo lo visualizza. Normalmente la dimensione del carattere è, è, è fissa, quindi aumentando la, lo spazio orizzontale il carattere risulta più piccolo. E il carattere tendenzialmente è proporzionato. alla dimensione orizzontale. Quindi vedete che partendo a 6 abbiamo migliorato un pochettino. Eh, ovviamente la strategia principale è questa di andare ad aumentare qua. Qui invece di 6 metto 8, 10, 12, quello che ehm, vedete già con 8 a, a me funziona. Poi dipende il carattere, dipende il tipo di, ehm, eh, di schermo che viene utilizzato. Quindi ci sono un sacco di dettagli che... Eh, non, non, sono, non sono banali, eh, dovete provare a generare l'HTML, a quel punto una volta che avete l'HTML quello è l'aspetto finale e quindi ragionevolmente eh, l'aspetto uguale su qualunque pi piattaforma. Okay. Eh, altra possibilità è quella di andare eh, nella, a utilizzare il team Allora, um, axis.text.y, um, element text, e qui posso mettere un size uguale, metto un 3, giusto per, per prova, vedete che è molto più piccolo. Questo però agisce puntualmente soltanto su queste etichette qua, il resto vedete che resta uguale uguale. Quindi ehm, dipende un po' da quello che volete fare. Eh, questo funziona per una, una regolazione molto fine, eh, cambiare la, le dimensioni del, del grafico è quello insomma, più veloce da fare. Eh, Qui posso andare a mettere Ypsilon Lab, non mettere nulla. Posso mettere più GigiTitle. Eh, popolazione delle regioni italiane al. aggiornato al 1, -1 2021. Tolgo questo qui che tanto era poco utile. Uh, Gigi ecco, forse non l'avevamo visto. Uh, ha due parametri, il secondo parametro è il sottotitolo, che vedete scritto leggermente più piccolo del titolo principale. Um, una cosa che ho qui non ho messo, ma um, di nuovo volendo si può mettere la seconda. Uh, del tutto eh, province grazie possiamo mettere un geom text label uguale popolazione Ovviamente è scritto grandissimo, viene allineato, centrato rispetto alla cima della, eh, della barra, quindi... size uguale... 3. Ovviamente questi si leggono poco, questi si leggono un po' meglio. Ehm... Allora una cosa che si può fare qui è andare a cambiare il colore, quindi dire color uguale a popolazione maggiore di 2, 6, 2 milioni e scale color manual values uguale black Eh, cosa ho fatto? Eh, ho mappato il colore su una variabile sostanzialmente booleana che mi dice se la popolazione è maggiore di 2 milioni. 2 milioni è, è, è questo valore qua diciamo, che sta a metà, grosso modo, perché Roma è 4 milioni e, e 2, quindi 2 milioni è circa la metà. Eh, Ovviamente, come mappo un valore booleano su, del, su un colore, se non dico nulla, questi mi vengono mappati sui colori standard che sono un, verde, un verdolino e un, e un rosso. Eh, uso questo scale color manual in cui il primo valore viene mappato sul false, quindi se la popolazione è minore di questo diventa nero e quindi sono questi i valori, altrimenti è bianco e quindi sono questi i valori più grandi. Posso andare a dividere per mille, posso uh, Ovviamente arrotondiamo. Eh, divido il percento diviso per cento è la divisione tra gli interi. Quindi sostanzialmente dividere per mille è arrotondare all'intero. In migliaia. per cui boh, va bene eh, non sto ad, a, ad andare avanti però ehm, vedete che rispetto alla versione che abbiamo visto prima eh, con un minimo di, di ritocchi col ecco grafico inizia a essere già più interessante possiamo andare a ritoccare la dimensione eh, in modo che il testo sia più piccolo ehm, posso andare a cambiare il colore delle barre se non mi piace questo grigio ehm, Posso mettere un blu, eh, eccetera. Ok? Quindi di, di possibilità ce ne sono tantissime. Ovviamente nel lavoro che voi farete per l'esame, non avendo l'urgenza di finirlo in due ore, mi aspetto che questi aspetti un pochettino più di dettaglio vengano curati. Okay? Non verrete bocciati sicuramente se non curati i dettagli, però se aspirate a un voto alto, ecco questi sicuramente sono necessari. Torno qui. Eh, questo è quello di partenza. Eh, ecco, verificare la corrispondenza dei dati di popolazione con quelli dei confini amministrativi. Eh, allora, i data frame hanno lo stesso numero di righe, e quindi io qui ho preso la dimensione della provincia, la dimensione della popolazione della provincia. Quindi, questo è il primo è lo shape. Il secondo è la popolazione, quella che abbiamo appena plottato qua, Uh, ho preso la, eh, il primo elemento che mi dà il numero di righe, mi dice true. Okay. È chiaro che, se da una parte abbiamo un numero di province che è 105, dall'altra ne abbiamo 107, è, è difficile che riusciamo a far quadrare il tutto. Um, tra l'altro, esistono anche altre fonti di shapefile di visualizzazione. Il problema è che ehm, non necessariamente sono aggiornati. A seconda di dove voi vivete, probabilmente non vi siete accorti che negli ultimi anni, diciamo 10, ci sono state province che sono nate da zero, che sono, sono state accorpate con altre, e quindi c'è stata un'evoluzione significativa. Quindi, se io ho dei dati per dire del 2000, questi non corrispondono alle province attuali. Di conseguenza i dati istat sulla popolazione non sono compatibili con questi. Quindi è, è, sono tanti dettagli a, a cui prestare attenzione. Quindi devo avere dei dati che siano eh, aggiornati e eh, che siano corrispondenti. Um, qui eh, cosa ho fatto? Ho preso. Ehm, ho ordinato i nomi delle unità territoriali, ho ordinato i nomi dei territori e eh, sono andato a fare uguale uguale. E, e ho utilizzato all per dire se tutti gli elementi sono uguali, allora siamo a posto. Purtroppo siamo a false. Quindi eh, ho usato l'approccio di cui avevamo discusso brevemente nell'introduzione del laboratorio dicendo, vado a prendere... Eh, tutti i nomi delle unità territoriali eh, che non si trovano nell'elenco dei territori. Viceversa, vado a prendere tutti i territori che non si trovano nei nomi delle unità territoriali. Okay, per cui abbiamo Aosta, Bolzano, Fornicesina e Massa che corrispondono Aosta da una parte, eh, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta dall'altra. Bolzano Bosen qui, uh, Fori Cesena qui, questo è un po' più fine perché vedete che um, nella popolazione, nel dato di popolazione abbiamo um, la, la I accentata, nello shapefile abbiamo la I seguita dall'apostrofo. Uh, Massa Carrara in un caso è senza e nell'altro è con il trattino quindi. O da una parte o dall'altra dobbiamo andare a correggerli. Io ho deciso, ma si poteva fare anche nell'altro modo, cioè andare a correggere nel, nel shapefile. Io qui ho deciso di andare a correggere la parte di, scusate, il data frame della popolazione. Per cui ho preso questa popolazione, ho fatto un mutate, eh, territorio uguale, setR replace all, territorio virgola, e qui ho messo il valore di partenza e il valore finale. E l'ho fatto per queste quattro coppie. Poi qui era abbastanza facile perché stesso ordine alfabetico, eccetera, eccetera, eccetera. Scusate, esatto, stesso ordine non alfabetico. erano quattro quindi insomma, a occhio si fa um, se i dati non corrispondono e eh, sono di più è un po più complicato il lavoro um, a questo punto dopo questa modifica ovviamente i dati corrispondono quindi possiamo andare a fare un join di questi due dati in base al nome del territorio e eh, il nome unità territoriale per cui Mappa coropletica, eh, join tra eh, nome dell'unità eh, territoriale e territorio, scusate qui è sbagliato, cioè è sbagliata la sintassi, eh, quella che avevo corretto al volo, quindi qui c'è un C. c'è un c attorno a questa parte qui altrimenti non, non funziona eh, e poi varie scale eh, quindi dati dello shape file inner join la popolazione e poi il by quindi la corrispondenza nome della colonna da una parte nome della colonna dall'altra eh, qui ehm, mi pare ci fosse un problema um, in una delle domande su, su Slack. Um, inner Join funziona bene se faccio dati shapefile, file, inner join dati di popolazione. Se faccio il contrario non è detto che funzioni, anzi probabilmente no. Perché? Uh, perché sostanzialmente l'inner join... Uh, che viene utilizzato qui è una variante di quello standard e vale per i dati di tipo simple feature. Quindi arrivano da quella libreria sf importata all'inizio che eh, vi ho menzionato brevemente nella lezione eh, sull'argomento. Um, non sto a entrare nei dettagli del linguaggio R perché è abbastanza complicato. Um, sappiate eh, solo che è possibile definire tante funzioni con lo stesso nome che vengono distinte l'una dall'altra e quindi vengono invocate una piuttosto che l'altra in funzione del tipo del primo parametro. Quindi eh, linear join che eh, opera sulle Simple Feature funziona in maniera leggermente diversa dall'Inner Join standard di DataFrame eh, perché il primo parametro è per l'appunto di tipo Simple Feature. Eh, il primo parametro, avendo utilizzato la pipe, è implicitamente questo. Quindi la variante di Inner Join che funziona con le Simple Feature viene attivata soltanto se il primo parametro nascosto è una simple feature. Ok? Piccola parentesi, giusto per spiegare perché se voi scambiate i due è possibile che non funzioni correttamente. Quindi facciamo il join e otteniamo le informazioni, quindi mettiamo i dati di popolazione assieme a quelli del dello shapefile, ggplot uh, gcplot uh, fill uguale popolazione okay, quindi mappo la popolazione il la popolazione su un colore di riempimento uh, geomsf uh, qui color uguale gray 90 è sostanzialmente i confini, il colore in questo caso si applica ai confini, vedete che è un grigio chiarissimo, e sostanzialmente con questo e questo io ho sviluppato una mappa colorpletica. Eh, domanda, senza pipe hanno funzionato in gli ordini, è normale? Eh, Dipende da, dal, da, come viene, da come vengono combinati. Okay? In alcuni casi può funzionare, in altri no. Non ti saprei... Ehm, ho messo geometria uguale geometri in AS. Ecco, sì. Eh, allora, sostanzialmente il punto è che ehm, se, se lo scambi, lui si perde l'informazione... Allora, genera un tibble e non più un simple feature che è una variante del tibble tutto sommato quindi non sa più che c'è una colonna particolare che si chiama Geometry che ha, quel, ha quello scopo per cui eh, come suggerisci devi dirlo tu esplicitamente nel, eh, nell'estetica nell se li scambi cioè metti prima la, la mh, lo shape file, e dopo eh, il dato della popolazione non hai più bisogno di mettere questo dettaglio ok quindi eh, il risultato non è più uno, una, una, una simple feature una tabella con la simple feature ma è un table normale sostanzialmente le colonne sono quelle ok non è che ne perde però manca mh, si perde le informazioni di contorno sul fatto che quello è una la simple feature che c'è una geometria eccetera eccetera um, allora domanda eh, sarebbe più corretto avere una scala continua monocolore essendo i dati continui volendo sì allora eh, qui ne abbiamo un certo numero ehm, La variante che vedete qua usa questa scala di colore Viridis, opzione C, ehm, che è questa, che parte dal blu scuro e arriva al giallo. Ve la recupero qua, ok? Ehm, altra opzione? Vabbè le altre scale di, di tipo eh... allora, tutte le scale viridis usano scusate eh, sostanzialmente due colori diversi eh, cioè fanno variare ehm, la tinta e eh, la luminosità la saturazione sostanzialmente sono tutti colori abbastanza saturi quindi variano eh, tinta e luminosità vedete che eh, i colori alti sono molto più luminosi di quelli bassi e cambia anche il colore quindi eh, usano due strategie eh, quello che a volte si usa in alternativa è mantenere la stessa tinta quindi lo stesso tipo di colore e fare variare la saturazione e la luminosità per cui se io eh, commento come ho fatto mi viene ehm, avviata un'altra scusate ho salvato quindi sta tritando il un attimo che anche arriva allora, il mapping automatico è eh, eccolo qua che arriva avete eh, su Delle tonalità di azzurro che partono dallo scuro e vanno al chiaro. Qui in questo caso cambia la luminosità, ehm, eh, cambia un po' la saturazione: nel senso che questo è un po' meno saturo. E ehm, il colore, quindi la tinta, è sostanzialmente la stessa. <coughs> Sono scelte. È chiaro che mh, devo avere una variazione continua in modo che sia evidente cosa è più grande e cosa è più piccolo. Quindi normalmente queste scale sono state valutate abbastanza bene, quindi hanno in termini percettivi un buon risultato. E quindi ho sostanzialmente due colori con i valori intermedi. Eh, oltre a, questo, a questa scala ovviamente abbiamo anche la scala scale color. Uh, no, scusate se scale fill distill che vedete è un po' più visibile ehm um, dell'altro, nel senso che l'altro era molto molto scuro, eh, perché? perché sostanzialmente lo vediamo qua su, sono tutti, quasi tutti sotto il milione eh, e ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 eh, province sopra il milione. E poi ci sono queste quattro, con, quindi Roma, Milano, Napoli e Torino, eh, che sono sopra i 2 milioni. Per cui è chiaro che buona parte delle, dei colori è molto verso il basso, quindi scuri, e quelli lì sono decisamente chiari. Quindi con la, la scala di default non si vedono tanto bene, con questa scala del dist distiller invece riusciamo a distinguere meglio anche gli altri. Quindi vedere le variazioni... Tra le varie province, per cui non so, tra la provincia di Asti e la provincia di Alessandria vediamo una variazione che altrimenti prima non si vedeva. Okay. Quindi, ehm, riepilogando, l'importante è avere eh, una continuità, quindi normalmente eh, la caratteristica principale che viene utilizzata è la luminosità. Quindi partiamo da valori a bassa luminosità andiamo a valori ad alta luminosità. Eh, Spesso, come in questa scala, viene fatto variare nello stesso modo il, ehm, la saturazione, okay? in modo che i colori più chiari non siano tanto saturi. Eh, tendenzialmente, non faccio variare anche la, la tinta, altrimenti posso, insomma, è un po' più complicato. Eh, domanda. Ha senso cambiare ehm, l'ordine? Allora sì, il fatto che il chiaro vi, eh, significhi di più e, e l'oscuro di meno è una, eh, insomma, è una convenzione no, non, insomma, non universale. Quindi, eh, qui posso mettere eh, direction uguale meno 1 e quindi. era già meno 1 allora 1 e questo è il contrario può anche essere una soluzione questa ovviamente eh, a questo punto i confini conviene averli un po più scuri altrimenti Abbiamo dei colori molto chiari e molto vicini che sono difficili da distinguere, però, anche questa può essere una scelta. Um, scala logaritmica, um, sì, potrei avere una scala logaritmica. Um, stavo pensando, um, non è immediato avere poi le etichette. Però sì, eh, io qui posso mettere log. In questo caso vedete che non ho più, del, cioè, inizio ad apprezzare la differenza anche tra le province che sono più, eh, più simili, per cui ad esempio Asti e Alessandria, che, che prima erano molto simili, adesso sono più, più distinte. Eh, la popolazione ovviamente de devo, andare a, devo andare a modificare l'etichetta eh, label uguale allora è detto uguale eh, 10 che funzione, x, 10 elevato alla X, perché abbiamo preso una scala. Usiamo scala logaritmica in base 10. Eh, qui mettiamo 10 alla x. Ehm, diviso mille così resta in migliaia. Eh, vediamo se ho scritto correttamente eh, così che no, non sono proprio del, delle, delle dei valori ideali ma eh, possiamo mettere breaks eh, Diciamo che eh, mille, diecimila, 100.000, cento, 500.000, Cinquecento milione. Questi 6 sono persi, scusate, ho fatto, l'ho messo in assoluto, in realtà devo metterli su scala logaritmica. 100.000, vabbè 499 perché è arrotondato, 1 milione, 2 milioni, eccetera. Su, è possibile utilizzare una scala logaritmica? Sì, eh, le etichette però dovete aggiustarle voi, nel senso che non esiste eh, una scala logaritmica sul fill. Okay. Adesso l'ho fatto un po' alla veloce, bisogna aggiustare un pochettino, per cui ad esempio eh, questo 499 non è il massimo. Eh, arrotondando funziona un po' meglio um, per cui di nuovo un sacco di varianti um, da qui scegliere e noi possiamo andare a scegliere quella che preferiamo tendenzialmente utilizzate queste scale o uh, distiller o viridis sulla continua perché L'abbiamo visto anche al volo passando da quella di default a una di queste, riusciamo a distinguere molto meglio da un punto di vista percettivo. Riusciamo a distinguere meglio i, i valori, eh, annotazione testuale con la, la popolazione. Eh, beh, diciamo che quella di prima, eh, che cosa ho fatto? Ho preso. Uh, ho fatto un geomsf label uh, paste quindi ho messo la sigla due punti ha rotolato la popolazione diviso un milione uh, ecco l'aspetto importante però magari lo vediamo di là che forse è più facile da vedere ecco qua l'aspetto fondamentale è questo uh, ho messo Data uguale una funzione che filtra il dato, il data frame del grafico, dicendo rank di meno popolazione. Ho messo in negativo in modo che in posizione 1 ci siano quelli più grandi, altrimenti il rank è crescente, quindi rank 1 sono quelli più bassi. Minore o uguale di 4, quindi ho preso, ho fatto la graduatoria, il rank uh, decrescente e uh, ho preso quelli che hanno come posizione in graduatoria un valore minore o uguale di 4, quindi le prime 4 province. Per il resto, vabbè, la label l'abbiamo costruita con questo P0, il colore è black, uh, qui il fill. Uh, non c'è però il filo eh, è uguale a quello dell'area dell in cui mi trovo quindi vedete che è quello se vogliamo distinguere leggermente possiamo mettere un, un filo uguale white e un alfa uguale <coughs> 0.4. Okay. Alfa quanto è più basso, tanto più è trasparente, tanto più è alto, tanto più è opaco. Quindi alfa uguale a 1 vuol dire completamente opaco, alfa uguale a 0 vuol dire completamente trasparente. Quindi ho messo un colore di riempimento bianco abbastanza trasparente, Uh, vedete che me la uh, qui è molto chiaro non si vede però nei vari uh, nelle varie altre alternative uh, me lo filtra abbastanza okay, salvo intanto qua recupero um, quindi uso del dato dato uguale alla funzione per So prendere sotto insieme e andare ad esempio a mettere delle etichette o evidenziare dei punti, um, dashboard, ok, uh, lettura dei casi provinciali. Quindi andiamo a prendere il foglio Casi Provincia, uh, quindi read, um, no, scusate, read xlsx, uh, il file, il nome del foglio. Um, Ecco, qui l'unica cosa che ho dovuto fare fondamentale è quello di andare a cambiare casi cumulativi in eh, un numerico, perché ehm, nel foglio Excel sono memorizzati come caratteri. Domanda. Eh, valuto anche l'eleganza del codice R o sostanzialmente il risultato? Ehm, No, non vi valuto l'aspetto la, la, estetico del, o l'eleganza del codice R. Quindi, ehm, anche se non utilizzate la eh, soluzione più elegante, più compatta, va bene lo stesso. Quello che conta è poi il risultato, quindi il grafico. Quindi, se riuscite ad arrivare allo stesso risultato in maniera magari eh, meno elegante o meno compatta, va bene lo stesso. Diciamo che imparare a scrivere codice compatto, sintetico e minimale è un qualcosa che richiede molto tempo, forse un po', un po oltre il tempo di questo corso. Ok? Quindi valuto il grafico. Eh, domanda, altra domanda sull'esame la soluzione deve essere generalizzabile eh, oppure eh, specifica eh, allora vorrei che eh, la soluzione potesse funzionare andando a caricare dei dati non dico completamente diversi ma magari leggermente diversi ok poi è chiaro che se voi mi andate a piazzare un'etichetta in un certo punto per dire insomma questo è l'aspetto più interessante, questo punto è eh, quello insomma, più rilevante, l'ultimo eh, e cambiando i dati quell'etichetta andrebbe spostata leggermente non è un problema. Eh, quindi, non voglio la soluzione ideale per cui se io vi cambio completamente i dati funziona ancora tutto. Però Cercate di ragionare in termini di fare un qualcosa che con una piccola variazione di dati eh, possa funzionare. È chiaro che se l'etichetta. Adesso qui io l'etichetta l'ho presa in base ai dati, quindi non... se invece di utilizzare le province italiane utilizzassi popolazione e province francesi, probabilmente funziona ancora tutto. Magari non i nomi delle, delle colonne. Okay, non si chiama territorio, ma territoriale o quello che si chiama eh, nella lingua che utilizziamo. Però non pretendo l'assoluta generalità, un minimo di, di, di ragionamento sì, ma non, non in assoluto. Um, ok, torno al codice qui. Um, allora, metto i casi cumulativi come numerico perché nel foglio Excel, purtroppo erano organizzati come carattere, eh, e butto via la colonna ISS Date che non serve a nulla, ma questo semplicemente per pulizia. Okay? Questo select meno ISS Date non cambia nulla. Okay? Se non l'avessi messo, funzionava tutto era semplicemente per avere questa, eh, questa tabellina qui sotto pulita con il codice della provincia, il nome della provincia e i casi cumulativi. Um, il codice provincia, guarda caso, è stato scelto dal DSS in modo che possa corrispondere con il codice provincia che c'è nello shapefile. Anche perché dovevano fare anche loro delle visualizzazioni con delle mappe, quindi eh, gli veniva bene avere già il nome della colonna uguale. Ehm, qui direi nulla di nuovo rispetto a prima, il risultato è questo. Allora, ho io ho utilizzato la stessa eh, lo stesso scala di colore di prima. Che avevo messo prima, non quella che, che poi abbiamo modificato, però, di nuovo, una volta che vi siete scelti una scala, potete utilizzare quelle in maniera consistente. Um, questi sono i casi cumulativi totali, um, dove ovviamente vediamo che le città più grandi sono quelle con casi, cioè le città più grandi, le province più, più popolose sono quelle con più casi è chiaro che Roma pur avendo un eh, numero di casi per persona non elevatissimo eh, però contando 4 milioni di persone nella provincia è chiaro che insomma, complessivamente è elevato. Milano ha un numero abbastanza elevato di casi in più la, la provincia è molto grande. Eh, stesso discorso per Torino e Napoli eh, riportare l'incidenza, ovvero il tasso, ogni cento, il tasso di eh, casi ogni 100.000 abitanti. Quindi, sostanzialmente, il primo pezzo del joint è uguale a quello di prima. Il secondo va a prendere eh, nome del, dell'unità dell territoriale e territorio. Dopodiché eh, vado a definire una variabile che si chiama incidenza e lo chiamo casi cumulativi diviso popolazione per 100.000. E poi eh, ho il mio plot con eh, insomma, la struttura che è praticamente quella di prima. Okay? Quindi copia e incolla del, del grafico di prima. Qui ho messo anche la, eh, i dati di, delle province più, con incidenza più alta. Eh, per cui il risultato di nuovo, stesso scala di colori di prima, ehm, e qui mh, i dati di prima. Vedete che ehm, Roma in questo caso non è più particolarmente elevata come numeri, ehm, Torino che spiccava prima, la provincia di Torino che spiccava prima rispetto alle altre, e lì, insomma, non bassa ma... Eh, è, Insomma, un po' più ragionevole. Eh, in questo caso spicca notevolmente eh, la provincia autonoma di Bolzano, dove abbiamo 11.500 casi ogni 100.000 abitanti, quindi l'11,5% della popolazione della regione. Tanto. Um, ok. Mostrare l'incidenza eh, per 100.000 abitanti a, a livello regionale. Ecco qui, di nuovo, riparto da capo. Eh, ehm, questo qua è un po' più completo. Eh, quindi leggo gli shapefile, eh, leggo le province, eh, i dati provinciali. Eh, scusate, questi sono i casi regionali dalla, dal foglio casi regioni. Poi leggo la popolazione. Quindi qui faccio di nuovo un filtraggio analogo a quello di prima. E poi eh, ho il codice che di nuovo è del tutto analogo a quello del grafico di sopra. L'unica cosa è che qui eh, il join lo faccio sul nome della regione ehm, e il risultato è questo. Okay. Eh, Manca le province autonome, me ne rendo conto adesso. Quindi probabilmente ho qualcosa per sbaglio uh, non ho cambiato probabilmente i nomi ok uh, sì perché c'è trento e, e bolzano ok sono le province autonome non i uh, Quindi manca, allora probabilmente nelle, nella corrispondenza, nel join, eh, salta fuori. Non c'è la riga nel, nell'ISS. Eh, allora, possiamo andare a vedere qui sotto. casi regionali allora Friuli Liguria Marche ecco vedete c'è ehm, provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano non c'è la regione trentino che invece c'è eh, Dire qua nella popolazione no ci sono, però probabilmente hanno due nomi diversi. Uh, codice regione uh, sì, ok. Ottima idea. Quindi è possibile utilizzare il codice uh, regione per andare a fare uh, le, il. il la fusione per cui qui nel mio file casi regione vedete c'è eh, no, non c'è il codice regione qua ma c'è qui credo prima della eh, Allora, Casi Regione, eh, questo degli SS, non c'è la Regione ma ci sono le province autonome. Ok, quindi bisogna andare a, a, a prendere le province autonome e non eh, la Regione. quindi mh, eh, scritto velocemente non, eh, non eh, mi sono saltati fuori il, 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 per abbiamo perso il trentino con le, le due regioni eh, quindi sostanzialmente si tratta di fare il lavoro di prima cioè questo della eh non ve lo faccio al volo perché altrimenti finiamo tardi. Il lavoro di prima è di andare a verificare le corrispondenze e eh, eventualmente modificarle, utilizzare il codice regione se è eh, presente, quindi andando a collegare eh, i casi con eh, la, la mappa e quindi eh, a questo punto il, eh, riusciamo a fare il, il collegamento. Um. Scusate, ma l'ho visto soltanto adesso guardando eh, con voi il risultato, c'era un buco enorme. Um, ok, a questo punto vado velocemente sul, su quelle successive. Um, allora, Beh, qui c'è una funzione di media mobile, ma um, qui sono andato a prendere... Eh, Casi inizio sintomi eh, e casi prelievo diagnosi, eh, li ho fusi per data inizio sintomi uguale a data prelievo diagnosi. Quindi ho messo assieme quei due fogli, eh, ho fatto un po' di eh, filtraggio e sostanzialmente un pivot Longer in modo da avere i dati, in eh, una colonna tipo e una colonna valore. E a questo punto ho messo in X la data, in Y i casi, media mobile, e il colore tipo. Qui di nuovo non ho aggiunto nessuna personalizzazione, ok? Ovviamente ci sta. Però il punto di partenza è questo, il line, dopodiché tutti gli altri aspetti. Ovviamente se non metto la media mobile è molto più mh, eh, vario. Eh, indicatori per facilità, allora ehm, qui ho preso eh, il foglio sesso-età che mi dà la suddivisione per genere e per, ehm, per età. Eh, ho messo un po' di factor, eh, ho tolto la colonna ISS, eh, ho tolto eh, questo eh, dove sesso non noto e group non noto. Eh, ho raggruppato per age group e eh, ho calcolato i, eh, sia i deceduti che i casi cumulativi. E poi ho calcolato alla fine il case fatality ratio. Che non è utilizzato qui, ma ho utilizzato poi dopo. Quindi questo diagramma barre con eh, vabbè, qui ho messo, ho cambiato un po' le etichette, qui un pochettino più di cura c'è stata. Ehm, questo è il case fatality ratio: scusate, noi decessi. Il case fatality ratio è questo, quindi dal 27% a diciamo lo 0,01% della, della vostra fascia d'età. Ehm, ecco qui: ho aggiunto, <coughs> scusate, ehm, questo v-line questa riga con la media dove sono andato a prendere un data frame che mi sono creato che si chiama overall con la media e quindi la media sostanzialmente è al 2,98% um. tasso di mortalità ovviamente dobbiamo andare a mettere dentro la popolazione, dobbiamo raggruppare per le varie fasce, eh, non sto a entrare nei dettagli, potete poi guardare il codice ma probabilmente eh, l'avete eh, già visto e ottengo sostanzialmente lo stesso risultato di prima, okay? quindi con un tasso di mortalità sulla popolazione del 3% eh, valore massimo media 0,2. finisco la, il tutto e poi torno su um, ultimo pezzo messo assieme i quattro grafici quindi casi per facilità decessi per facilità case fatality ratio e mortality rate e questo è fatto usando la libreria patchwork con questa espressione quindi relativamente semplice una volta che ho quelli precedenti è fatto Torno su qui, sì, su grafico. Um. Allora, il call out delle etichette. Uh, mettere un trattino intendi perché se vuoi congiungere un punto con un'etichetta che magari è più spostata Sì, quindi collegare un'etichetta con, un, con un punto e magari spostarla. Um, per fare questo puoi utilizzare un, un package che si chiama GG Repel, che prevede di um, evitare etichette che si sovrappongono. E ehm, se l'etichetta viene spostata per evitare la sovrapposizione rispetto al punto, viene tracciata una linea tra l'etichetta e il punto. Okay. Non, non vi ho fatto vedere anche questa libreria, eh, però se vogliamo eh, avere delle etichette un pochettino più... Eh, gestibili soprattutto quando sono affollate e sono vicine questo può essere una, una soluzione um, le, le date eh, le ho unite eh, sì allora sì uh. Data, as date, uh, format e ho preso il, la data. E in questo modo ho, ehm, ho, ho le date che vengono rappresentate in maniera corretta, altrimenti è un po' complicato. Quindi mettendo l'esdate, mettendo il format, funziona sempre. Uh, ricordatevi, eh, in generale, quando fate un esdate, di mettere il format perché ehm, il codice eseguito su un PC piuttosto che sull'altro, a seconda del, del linguaggio impostato, può darvi dei risultati diversi. Ok, quindi se, se voi mettete il formato... Eh, Dato un file dati, eh, indipendentemente dal settaggio della lingua che avete sul PC, la, la, il riconoscimento viene fatto correttamente. Ok, direi che abbiamo raggiunto la fine per oggi. Um, non vi pubblico per il momento nessun'altra lezione eh, asincrona diciamo sulla parte avanzata di, eh, di Shiny, eh, c'è quella che eh, vi ho pubblicato la, eh, venerdì eh, e eh, l'argomento del prossimo laboratorio di giovedì saranno sostanzialmente quello. Quindi utilizzare un po' eh, Shiny. Eh, direi che con questo per oggi abbiamo concluso. Eh, vi pubblico questo sul solito... Mh, repository di, degli esempi a lezione, eh, ovviamente se ci sono domande o altro, eh, sempre a disposizione su, su Slack.